Buonasera, sono Pietro Giusti, amministratore della società Vivai Mola della Badia. Oggi vi descriverò un'operazione molto importante che è quella del travaso. Il travaso si rende necessario quando la pianta con le radici ha occupato tutto lo spazio e quindi per poter crescere ha bisogno di nuovo terriccio e nuovo spazio. Per il travaso di alberi e arbusti noi utilizziamo un terriccio che denominiamo terriccio pesante. Se volete conoscere tutte le ricette dei nostri substrati professionali, vi invito a iscrivere e a seguire i nostri tutorial su YouTube. Il terriccio che andate a utilizzare dovrà essere umido ma non troppo bagnato. Capirete che l'umidità è giusta quando, stringendolo fra le mani, manterrà la forma, però facilmente poi dopo andandolo a toccare si disgregherà. Il travaso è un'operazione semplice ma richiede alcune accortezze. Innanzitutto, il colletto, che è la zona di passaggio tra il fusto e le radici, si deve trovare allo stesso livello del vecchio vaso nel nuovo vaso. Quindi, se noi andremo a mettere la pianta in questo modo e il colletto si troverà al di sotto del terreno, la pianta soffrirà molto e potrà anche morire per marciumi. Quindi, la posizione giusta sarà questa, in cui il colletto si trova alla stessa altezza nel nuovo vaso. Per fare ciò, quindi, dovremo prendere un po' di terriccio e metterlo sul fondo del nostro vaso. Noi utilizziamo questi vasi professionali che sono vasi anti-avvolgimento. Presentiamo la pianta, vediamo che questo adesso si trova allo stesso livello, anche se andrà mezzo centimetro, un centimetro di terra sopra il colletto è irrilevante, ma l'importante è che non stia troppo sotto. Con delle piccole scosse e battendo il vaso si farà in modo che il terriccio vada ben ad assestarsi, però è consigliabile non premerlo troppo in modo tale che questo conserva una buona sofficità. Una volta che abbiamo travasato la pianta si consiglia di mettere un po' di concime a lenta cessione che favorirà lo sviluppo più veloce e armonioso.